La rassegna stampa è offerta da lunedì 1 agosto, buon inizio di settimana e buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il quotidiano romano Il Messaggero, titolo principale USA, intesa vicina sul debito, sottotitolo PD e UDC, incontro con le parti sociali, sì, di Confindustria, Occhiello corsa contro il tempo per evitare il fallimento, allarme per i mercati. La rivolta a bombe sui dimostranti, massacro di civili in Siria, la chiave del Medio Oriente. Sulla destra, Napoli-Roma, il giorno nero, deraglia treno vuoto, circolazione in tilt e assalto all'alta velocità. Guasto il sistema elettrico, cancellate diverse corse, disagi per ore a Termini. Lo sport, lo sfogo di Marin, amo ancora Federica. Taglio basso, il romanzo dell'estate, quella missione d'amore per ritrovare l'ispirazione perduta e infine lunedì, coraggio e ministeri, itineranti stagionali d'estate anche in località di mare. Proseguiamo con la stampa, cannonate sulla folla, orrore in Siria, l'esercito di Assad spara, 100 morti, a ferro e fuoco a Ma, la città ribelle, come nell'82. Al centro, debito USA, intesa un passo, trattativa ed oltranza da vincere le ultime resistenze dei Tea Party. Alla vigilia della scadenza dei termini, maratona fra repubblicani e democratici per evitare il default tecnico. Strage di alberi per il panorama, scandalo a Yosemite, pini tagliati perché disturbano i turisti. In basso a destra, PD e UDC, invito alle parti sociali, Calderoli, campus estivo sulla crisi, Sacconi, in settimana il tavolo con il governo. E ora passiamo alla pagina locale, consulenze occulte all'Università di Lecce, 20 prof nel mirino, incarichi, regolamenti e fatturati ma non autorizzati dai presidi. Sanità, oggi Vendola presenta il progetto San Raffaele, non si placano le polemiche sull'ospedale di Taranto. Infine Nardò, braccianti di colore in rivolta, raccolti a rischio, il fenomeno in 200 a un'assemblea e poi la protesta. La Gazzetta di Lecce, consulenze occulte all'università, 20 prof nel mirino, incarichi esterni regolarmente fatturati ma non autorizzati dai presidi di facoltà. In basso, Trepuzzi, anziana trovata morta, ora ci sono degli indagati, la perizia del medico legale lascia aperte le ipotesi dell'incidente e dell'omicidio. Lavoro, Nardò protesta dei braccianti immigrati, la rabbia blocca la 101. Sanità, esenzione ticket, disagi e lunghe code in fila già prima dell'alba. Ora lo sport, Di Francesco, la sorpresa potrebbe essere il Lecce, la crisi induce le grandi a scaricarsi l'ingaggio dei big, il punto a metà della preparazione. E ora, sempre nello sport, parliamo di tennis, Coppa Davis, maglie si candida per il 2012. Calcio Balilla, sono i salentini campioni d'Italia del biliardino. Serie D, il Nardò al raduno con una rosa tutta da completare. Sempre Serie D, Casarano scommette sul gruppo storico. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia, sezione Lecce, Isola Pedonale, c'è la diffida, Palazzo Carafa tarda a riaprire alle auto Piazza Sant'Oronzo, in campo l'avvocato della farmacia. Divorzio in vista con le Poste Italiane, comune tagli ai francobolli. Al centro in campeggio con la droga da Venezia a Otranto con 400 grammi di marijuana. La cronaca, incidente a Zollino, ex carabiniere perde la vita dopo una caduta in casa. La tragedia di Nardò, scontro frontale, parla un ferito, ho visto la morte in faccia. Lo sport, ok dall'Udinese, in prestito a Lecce la stella Muriel. Quadrado domani in ritiro, Giovanni Galli, l'ex portiere del Milan, bella squadra. Nardò acquisti super e torna l'entusiasmo. Le pagine interne di quotidiano, piazza ancora chiusa, diffida dal comune, l'isola pedonale, Palazzo Carafa, Occhiello tarda a riaprire dopo il verdetto del TAR, i legali della farmacia garantiscano l'accesso. Vertice a Palazzo, oggi l'incontro fra sindaco, assessore e dirigente, resta il no alle auto, ma la soluzione è difficile. Ambienti e conti, nodi della città, locali contro il comune o i clienti o i cassonetti, i titolari dei pub della Movida si lamentano, sono troppo grandi per tenerli dentro. La novità, poste troppo care, si cambia, Perrone vuole risparmiare, tagliato il servizio tradizionale, affidamento per 3 mesi ad un altro operatore. Si dà l'aggiunta e il servizio dovrà costare meno di 20.000 euro. Ancora cronaca, controlli d'estate dal campeggio al carcere, 2 turisti presi con la droga, venivano da Venezia con marijuana e hashish a Frassanito. Ancora droga, eroina negli slip, 38enne in manette, una soffiata, rifornisce i tossici. A Zollino, solo in casa, 87enne cade e muore, l'anziano ex carabiniere è stato trovato ieri mattina da un nipote allertato dalla figlia che vive a Roma. E concludiamo infine, come sempre, con lo sport. Il Lecce sogna con Luis Muriel, stella al Mondiale Under 20.
L'attaccante che l'Udinese ha promesso ad Osti realizza una doppietta con la Colombia e il DS stringe i tempi per portarlo in giallorosso. È fatta per Cuadrado, domani arriva in ritiro, accordo è stato raggiunto. Da domani si torna al lavoro, Fanano aspetta i giallorossi, finita la mini vacanza per Giacomazzi e compagni. E poi l'intervista al ragno nero Giovanni Galli, l'entusiasmo di Di Francesco può portare davvero lontano, la società punti a tenere Mesbah. Il personaggio, l'ex del Milan e della Nazionale, analizza il mercato dei giallorossi, bene o bodo, carrozzieri, non può sbagliare. E anche per oggi la nostra rassegna termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A tra poco col nostro telegiornale. La rassegna stampa è stata offerta da